Ciao a tutti e bentornati nel mio studio, nonché all'appuntamento settimanale in compagnia con la nostra Erix. Appuntamento che questa volta non è dedicato ad un solo chitarrista, ma ad un intero genere, ovvero l'hard rock anni 80-90. Prima di proseguire vi ricordo che, qualora questo video vi fosse piaciuto, potete iscrivervi al mio canale e seguirmi anche sulla pagina Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video in basso e tra questi link troverete anche quello dal quale scaricare la patch di oggi. Prima di farvi ascoltare le clip è importante fare una premessa, ovvero che tentare di replicare tutti i suoni di tutti i chitarristi delle band hard rock anni 80-90, che sono un'infinità, è pressoché impossibile. Quindi ho cercato di mettere su una patch satellite con la quale suonare praticamente un po' di tutto e andare a coprire tutte le sfumature stilistiche di quel periodo storico. Partiamo dalla patch. Abbiamo due testate, ambiente mesa, quindi una mesa, una Kali Rectifier per i distorti e una Kali Rhythmic One per quanto riguarda invece i puliti. Le casse sono due in parallelo, abbiamo una Kali 4x12, quindi sempre ambiente mesa, combinata con una Soldano 4x12. Dopo queste abbiamo il solito Trinity Chorus, che meno male che ce l'ha mandato a creare più spazialità nel suono. Abbiamo un Harmonic Flanger che può essere utilizzato o può non essere utilizzato, troverete l'apposito switch in modalità snapshot e in modalità anche stomp. Due delay, un transistor tape e un simple delay, il riverbero hall. Prima dell'ampli abbiamo invece il solito compressore, il solito pedale wah configurato con i parametri tipici del Crybaby Hendrix. Due modulazioni, ovvero un optical tremolo e un chorus da utilizzare all'occorrenza, e due drive, un Hedgehog D9, ho letto ora sull'Helix, e un TMA utilizzato come boost. Quindi questa è la patch di base. Ascoltatevi i video, ditemi cosa ne pensate. Se avete richieste di suoni particolari o di patch, contattatemi tramite commento o anche come messaggio privato su YouTube. Detto questo, buona visione, buon ascolto, buon weekend, e per chi domani pensa di essere presente al Second End a Milano, ci vediamo domani. Ciao! Don't touch, don't need your